Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Niente, siamo di nuovo qui. Questo sarà un video di transizione, nel senso che ci occuperemo di alcune cose che vanno oltre la trama, al di là della trama, perché dobbiamo ancora visitare tre luoghi. Allora, adesso vi spiego brevemente dove andiamo, intanto ci teletrasportiamo qui. Allora niente, questi tre luoghi sono che ho volutamente saltato durante la volta scorsa, cioè durante l'ultima volta che siamo stati a Lordran. Sono la fortezza di Senn, ritorneremo alla fortezza di Senn, stavolta però non saliremo ma scenderemo. Andremo a fare un giro al bacino di Radice Oscura. Vi ricordate dove c'era l'entrata inferiore? Ok, vi dicevo dove c'era l'entrata inferiore della torre di Havel e infine andremo nell'ultimo posto che ci manca, cioè quel boschetto che è praticamente sigillato dal cimiero di Artorias. Cimiero di Artorias che compreremo dopo. È un modo anche per fare un po' di anime, per comprare il cimiero cime, cime, cimiero cimiero. Dunque, bene, io non vi ho detto una cosa importante. Quando abbiamo sconfitto Lothric, lui ci ha droppato quest'anello, un drop fisso, l'anello della protezione. È un anello, come leggete, che emette i punti vita, l'energia e il carico massimo del portatore. Si spezza quando viene rimosso, cioè metterlo e toglierlo comporta la rottura dell'anello. Detto questo, andiamo avanti per la nostra strada. Adesso non ci serve onestamente, però ci servirà questo. Mi servirà questo. Siamo ancora in fastro, yes. Torniamo alla fortezza di Senn. Dunque, non so quanto verrà lungo il video. Se viene troppo lungo, mi riservo la possibilità di tagliarlo in modo da niente, fail totale. Mi serve la possibilità di accorciarlo, di dividerlo in due, comunque di non per non avere troppo per non farlo troppo lungo. Ok. Detto questo, dal video successivo a questo, insomma, a questo o al prossimo, secondo se lo taglio o meno, parleremo dei quattro lord, di quello che ci serve. Parleremo dei quattro lord, vi farò un'introduzione veloce veloce su quell'affare là, lo andremo a prendere adesso. Ok, questo possiamo anche killarlo, se no ci rompe le palle. Perché adesso dobbiamo andare, attenzione bene, qui sotto. Volevo, aia, eccolo lì, lo sapevo io. Dobbiamo andare qui sotto. Ok, non è facile sto pezzo, ve lo dico subito. Perché sti qua sparano, rompono veramente i coglioni. Andiamo prima da quello lì. Ok. Ok, dunque, questa zona, possiamo anche scendere, è una zona in cui troviamo i demoni della Titania. Sono ben quattro, ma vaffanculo, sono quattro e sono uno più difficile dell'altro, la difficoltà va in crescendo. La difficoltà va increscendo e per difficoltà intendo chiaramente il danno che ci fanno e il danno che noi gli procuriamo. Vedete, non è. Aia, ecco, questa non ci voleva. Purtroppo ho ancora vivo. È ancora vivo il. Ah,
Oh, cazzo, di qua no, di qua no. Mi sto. Ok. Purtroppo mi sono dimenticato di killare il. Ok. Come sempre ci lascia la titanite. Noi proseguiamo di qui. Questo è il secondo. Ah, mi ha rotto la guardia, mi ha rotto la guardia. Ok. Molto bene, recuperiamo ancora. Non respawnano, quindi quando ritornate qui non potrete combattere, cioè non li avete più da combattere. Allora, due strade, allora ce n'è una lì. Ci andremo dopo. Qui. E ce n'è un'altra qui. Dove andiamo adesso? Allora, ce ne sono altri due. Uno è subito qui. Ma cerchiamo di portarlo più in fondo possibile alla stanza, onde evitare che l'altro ci venga a rompere le palle con l'elettricità. Vedete che li facciamo cioè meno che agli altri, proprio perché diventa più complessa la cosa. Io direi. Forza. Ah. Ah. Ah, guardia. Proviamo. Fiaschettiamoci. Ok. Forza. Sta in guardia. Dannazione a lui. Ma fregato. Fiaschettiamoci. Fanculo. Ok, mi ha visto anche l'altro, fantastico, raccogliamo. Ma questo è veramente duro. Ma dimmi te. Bisogna di ciucciarmi una fiaschetta. Buonanotte.
Non più fiaschette, andiamo di umanità. Dio. Ah, difenditi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Via. Allora, titanite del demone. Proseguiamo di qui. Allora, qui c'è un muro invisibile, che però... Ok. Tra poco faremo la conoscenza dell'ultimo dei giganti, che sono qui dentro, che è quello che ci aveva mostrato filmato, che ha aperto la grata di sotto. Ok, lasciamolo scatenarsi. Aia, aia, aia. Piano, piano, sta buono, sta buono, sta buono. Non fare così, eh. Non so che sei arrabbiato con il mondo, ma non è il caso di prendersela così tanto. Recuperiamo il pezzo di titanite e torniamo al falò. Non c'è più niente da fare qui. Allora, visto che abbiamo le anime necessarie, io direi di andare ad acquistare... Dove cazzo, scusi, guarda. Di andare ad acquistare il cimiero. Così almeno ce l'abbiamo già e basta. Proviamo un po' di equipaggiamento. Ok, proseguiamo per l'altra zona che vi avevo anticipato, cioè questa. Direi di fare una cosa. 5 fiaschette sono un po' pochine. Qui abbiamo ucciso il demone della titanite. Ah, aspettate, magari possiamo anche, anzi sicuramente, modificare. Eh no, ma ho pochissime anime, niente, come non detto. No, non fa niente. Allora, andiamo avanti. Allora, adesso arriveremo nella nuova area che vi dicevo prima, cioè l'area che avevamo solo sfiorato in precedenza. No, one shot, grande. Che è questa, qui. Sì, chiaramente non questa, ma di mortacci tua. Beh, questa. Siamo al bacino di radice scura, avevamo fatto il pezzo, diciamo, inferiore, questo dietro, e ci eravamo limitati ad andare alla torre di Alvel per farvi vedere il passaggio che si apriva. Non avevamo fatto nient'altro. Adesso però continuiamo. Cioè, andiamo avanti adesso. Qua forse va addirittura meglio, ma non volevo utilizzare sempre
Vabbè. Allora, questo è il nuovo pezzo. Nuovi nemici. Là davanti, in fondo, l'Idra. Un mini boss. E qua ai lati, golem di ghiaccio. L'Idra, attenti che spara acqua in questa maniera qua, che vedete. C'è l'opportunità di cercargli di fare uccidere i golem di ghiaccio in questo modo. Non gli facciamo una sega? Non gli facciamo una sega? Oh, mi sono bloccato. Ok, è andato, è andato, è andato. È andato, è andato. Oh, è andato, è andato, è andato. Bene, bene. Proseguiamo così. Allora, dovrebbero essercene ancora due, uno lì, eccolo lì. Vediamo se riesco a farlo uccidere dall'idra direttamente. State attenti che vi fa un danno notevole quest'acqua qua. Vediamo se riesco a farlo uccidere dall'idra. Ok, da solo sfiorato. Ok, fantastico. Andiamo avanti. Chiaramente una spada infuocata gli fa più danno. Troviamo l'altro. Forza. Ah, cazzo, l'ho preso. Ah, ma prendere lui è troppo difficile. Eccolo lì, bella. Così vi voglio. Ok, ottimo. Adesso impugniamo la nostra alabarda, ci infiaschettiamo e andiamo a fare l'ultimo pezzo. Ok, per sconfiggere l'Idra è un boss alla vecchia maniera, cioè un boss a cui bisogna avere molta pazienza. Merda. Ok, molta pazienza. Bisogna... Ok, vedete? Bisogna fare così, bisogna tagliargli le teste. Tagliarle le teste. Ma... Beccala, ok. Questa è una bella arma, devo dirvi la verità. Però non ci... Ok. Peccato che durerà poco. Noi puntiamo al Murakumo e poi eventualmente se lo trovo al macete del demone come arma pesante. Ok, sta andando bene, siamo veloci. Ne mancano due. Ah, adesso arriva il pezzo tosto adesso. Buonanotte, eh. Mi raccomando, incastrati. Oh, ma vaffanculo. Come cazzo faccio a colpirla? Ok, adesso c'è l'ultimo pezzettino che è veramente lunga adesso da fare. Se ci scappa così. Sarà veramente lunga. Buonanotte. Un po' più in qua magari. Grazie. È troppo veloce. Ok, qua. Esatto, ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo ottenuto l'anello della principessa Daska che potenzia le magie ma dimezza la vita, se non mi ricordo male, la scaglia di drago. Andiamo a vedere subito. Allora, dov'è, qua. Sì. No, conferisce stregoneria extra, quindi dà uno slot stregoneria in più. Ok, allora, infiaschettiamoci. No, non vi ho detto che qua c'è... Cagare, sbagliato. Ok, io non vi ho detto che qua si cade, c'è l'abisso, quindi si muore. Allora,
si prosegue di qui. Allora, qua c'è una scala che però vediamo dopo. Dopo quando la prenderemo, che porta in un posto in cui hanno due entrate. Questo posto ha due entrate. Allora, io cambierei anche arma. Tanto. Allora, qui c'è un nuovo posto dove non vedete niente perché bisogna attendere un po' di tempo. Per non attendere un po' di tempo nel gioco basta fare così. Basta uscire e ricaricare. Semplicemente. Carica partita, vai. E voilà! Golem dorato. Ma questo sarà uno scontro piuttosto duro, ve lo dico subito, perché è un golem molto più complesso degli altri. Cioè un golem molto più resistente degli altri. Ok, noi ce l'abbiamo fatta subito. E voilà, NPC Dusk, questo è proprio Dusk di Olasil. Noi ci parliamo, lei se ne va. Sì. Ok. Puff. E la incontriamo, la possiamo, diciamo, evocare da qui. Ok. Dunque, credo che il video stia venendo un po' lungo, quindi sicuramente sarà tagliato. Adesso poi vedrò dove, perché manca ancora tutta l'altra area, no? Sicuramente lo taglio. Ah no, ecco qui il simbolo di evocazione di Dusk. Ah, prima lì avevamo trovato, che cacchio che avevamo trovato, l'armatura del cavaliere, mi pare, esatto, del cavaliere, ok. I'm dust, it is not good. Niente, vabbè, prendiamo il gesso, anch'io, che è una figata assurda. Ok, vende delle magie. Forse questa possiamo anche usarla. No, 14, no, ne avevamo 11. No, no, boh, non importa, non importa. Delle magie del catalizzatore di Olasil. Ok, basta. Scusatemi un attimo, facciamo una cosa veloce. Non mi piace questo inchino. No, beh, a parte che questo qua, tipo questo che guarda in alto, veramente squallido, inchino un po' forte. Ok. Allora, adesso torniamo su. Non uso l'osso del ritorno perché ce ne ho pochi. E inoltre non dobbiamo andare lì, quindi. Cioè, non mi va bene il falò dove. Quel falò lì, ma dobbiamo utilizzarne un altro. Dove cazzo sta? Dobbiamo utilizzare un altro falò. Sì, dobbiamo usare il falò vicino alla porta che si apre col cimiero. Cimerio, cimiero, il cimiero. Come cazzo si chiama sta roba qua? Chiaro. Città dei Lord. Cimiero di Artorias, ok. Dunque, il ricettacolo di Lord andremo a posarlo nel prossimo video, cioè, o comunque quando avremo finito questa parte di transizione, come la chiamo io, andremo ad affrontare i quattro Lord, no, cominceremo ad affrontare i quattro Lord, lì andremo a posare il ricettacolo. Allora, saliamo qui. Voice. Allora, ecco. Non ho utilizzato il ritorno al falò perché a me interessa andare qui adesso. Ma proprio me lo uccidiamo così, sto stronzo. Via. Forzam, bam 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 bam
Adios. Adios. È stato un piacere avervi conosciuti, ragazzi. Ah, no, questo non è morto. Stronzo. Stavo per fare un fail clamoroso, però almeno non me ne sono accorto. Noi proseguiamo. Ecco, quello è il falò che ci serve. Sarebbe meglio portarla a più 10. Però. Non possiamo fare nulla. Parte a riparare l'equipaggiamento. Ripariamo l'equipaggiamento. Vediamo se può potenziare qualcosa di utile. Questa è una bella spada, eh. Ah, ma ce l'ho il macete del demone. Ah, ma vaffanculo. Cazzo, credevo di non averci il macete del demone. Ma no, portiamo su il macete del demone.